collegarci con Radio Nostra, per il programma SAD, sbagliamo a zero. Buenas noches, estamos a la espera para conectar con Radio Nostra, para el programa de SAD, sbagliamo zero. Waiting to connect with Radio Nostra, or the program SAS, Spagnamo Zero. Boa noite, nós estamos esperando para se conectar con Radio Nostra, para o programa de SAS, Spagnamo de Zero. Buonasera, siamo in attesa di collegarci con Radio Nostra, per il programma SAS, sbagliamo a zero. Saz, Sik e no Soc. Soc, sparliamo a 0.2. Estate. Qui. Dopo il maltempo di ieri, siamo al punto 2. Siamo al nuovo inizio. Bene, siamo qui in diretta dal chiosco Fabiola. Sì, in piena aria. In piena aria, Sik. Saz, no, sparliamo a 0. Soc, sì, oggi se andate su Facebook vedete scritto Soc. Non solo su Facebook, ma anche dov'è che si può ascoltare? Anche su Spreaker.com oppure sul sito di Radio Nostra. Jimdo.com. Vuoi un po' troppo da me. Terza puntata. Sì, terza qui puntata. Dalla spiaggia di del microfono un po' più perché sai, mi senti adesso? Cioè, adesso sì, vedo che le palline, guarda che non sono tanto distante, sono attaccato abbastanza. A te. E sì, c'è sempre il problema ai microfoni. Sì, ogni tanto avuto... va, ogni tanto sì. Beh, ma però dopo buttiamo... sì. Strade mercenarie del sesso che procurano fantastiche illusioni. Senti la mia pelle come vellutata, ti farà cadere in tentazioni. Per regalo voglio un harmonizer con quel trucco che mi sdoppia la voce. Quest'estate ce ne andremo al mare per le maggioranza comunica la cittadinanza di Cavallo Treporti che va tutto bene.
qualcuno fermo che ci saluta. Senti questa pelle come profumata, mi ricorda l'olio di Tahiti. Nelle sere quando c'era freddo si bruciavano le gomme di automobili. Quest'estate voglio divertirmi per le vacanze. Six Sats. Un'estate al mare. Six Sats. Torne dell'estate. Sì, sa. Sta al mare. Sì, sa. Le balneare con il salvagente per paura di affogare. Quest'estate ce ne andremo al mare con la voglia pazza di remare, fare un po' di bagni al largo per vedere da lontano gli ombrelloni. Morti i nostri amici, per cui vado sul sicuro su questo, perché sì, purtroppo stato, probabilmente sono identificavano due località diverse. Abbiamo il nostro uno dei nostri antagonisti appassionato che ci mette sempre il mi piace, sto giro il mi piace è reale. È reale. Salutiamo Samuele che è venuto Ghezzo, qui. Che è qui con noi. Con delle belle ciabattine. Sei belle. Comunque, lui è l'infradito, anche tu hai l'infradito, sono sì, l'unico. Tu sei proprio. Guarda. Cioè, sei vergognoso. Vergognoso, insomma, di spiaggia, spiaggia con le scarpe. E sei vestito da letto. Da, cioè, mi sono anche appena sei. Svegliato. Ecco. Scusami, sai. Va bene. Dicevamo appunto cambiamento, sì, grazie, quello che vuoi. Sì, qua quello ci, che ci sì, stanno va bene. Da bere. Ci stanno noi, già noi ovviamente abbiamo, comprando. Abbiamo detto anche, va bene, anche dai. Va bene anche lo spritz, bitter. Grazie Samuele, no bitter. Io Aperol, grazie. Bitter è un Aperol. Ricordiamo perché pubblicità. lo spritz è lo veneto, spritz. Per cui è nostro. È nostro. Insomma, dicevamo del maltempo, insomma, maltempo questi ha fatto effetti, molti danni. Se ci pensi, ormai ogni anno al minimo una decina di trombe d'aria passano. Sì, eh? Diciamo che però era anche un po' preannunciata, perché sì, troppi giorni di caldo sappiamo anche in passato succedevano, solo sì, che con meno frequenza. Meno questo frequenza. Sono anche gli effetti dei cambiamenti climatici, del gran caldo che porta... Ecco la rubrica ecologia in diretta da Six Sack. No, a parte questo, insomma, si notano anche perché questi bombardamenti di acqua che cadono. Ma ieri non era acqua, erano ghiaccioli. Non so, ieri io non ero qua, ero a Verona, c'era il concerto di Tiziano Ferro. Oh, che ovviamente grande. Non sono andato a vederlo io. Fai solo la comparsa, io ho già capito. Piazza Bra a mangiare una pizza assieme a Francesca, che salutiamo Francesca che ciao, ci sta Francesca. Ascoltando. Insomma, dicevamo che tempo tropicale. Bello, questa l'hai fatta perfetta. Sogno di un vulcano e una città, gente che ballava sopra un'isola, suonava blu gardenia, un'orchestrina jazz, l'acqua ribolliva lentamente adesso, l'esplosione poi,
San José, Radio Cuba urlava fuori da un caffè, la lava incandescente cremava Yula Ho, l'uragano travolgeva i bungalow. Noi stavamo lì, dimmi, dimmi, non ti senti come al cinema? A Super Classifica Show ci sono i ragazzi del gruppo italiano. Ma chi era questa stavamo lì? Ma chi è? Facciamo il Toto Scommesse. Grazie a Samuele che ci ha portato gli spritz. Ci ha portato per poterci disfruttare da questo caldo. Esatto. Non a fondo, perché grazie comunque al tempo di ieri da non parte. Bisogna dire che è un grande nostro ascoltatore. Ecco, tutti gli ascoltatori dovrebbero far così. Una volta a ogni puntata vengono qua e ci offrono gli spritz. Visto che è Tropicana, yeah. Io l'oliva, yeah. Sic. Salsa. Sparliamo a zero qui dall'area Sic di Via Retrone, della spiaggia, una delle più belle del nostro litorale. Da l'acqua color marroncino, ma normale, però in fondo è bella verde. Normale, perché le onde ci sono grazie al vento, per cui si microfono basso. Ecco, mi sentite? Mi sentite? Ecco, 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 sì, qua, sì, perfetto. Sì, anche Lucio è venuto, anche Lucio è venuto a far brindisi. Grazie, che ringraziamo sempre Lucio perché ci dà la linea. Ci mette infatti, in linea, vedi? Ci mette in linea. In linea, ci dà la linea, ci dà la corrente. La corrente, insomma, corrente che porta qua a Gommoni, a Nastro. Eh sì. E hanno portato altri 50 a Jesolo, altri 50, come si chiamano, immigrati. Immigrati, no? Sì. E giustamente qualcuno dice, speriamo non arrivino qui perché potrebbero creare dei problemi con il turismo. È vero che a Jesolo si è registrato, ma non sappiamo se è dovuto a quello, qualche cancellazione di qualche prenotazione. Però penso più di gente italiana, non di gente straniera, cioè dalla Germania o da altre parti, perché non penso sappiano cosa o chi arriva qui nel litorale. Penso che vengano qui per farsi le vacanze. Ma erano tante. Certo, la volta scorsa erano molti di più, ma anche questa volta sono stati più 2000. Ah, 2000 però. No, dicevano che erano 12, 12 o 13, no. Che li hanno anche intravisti alla Pascoli di Cavallino, uh-huh. Ma erano quelli di Jesolo. C'è sempre il microfono. Sì, hai sempre che mi hai... Stai cercando di censurare anche me? No, vedo che dobbiamo... O sono io vedere... che parlo piano? Esatto, forse dovresti... Ecco, parlare... adesso mi senti? Va bene. Oh, perfetto. Sì, anche appunto perché l'altra volta, anche la mia è bassa, l'altra volta c'è stato un intoppo con i microfoni, no? Sì, c'è stato un intoppo, giustamente ce l'hanno segnalato. Purtroppo troppo tardi, perché diciamo che se anche in diretta ci volevano segnalare il discorso, ma ce l'hanno fatto troppo tardi, per cui ci siamo trovati
ci siamo trovati, guarda, forse con questo è meglio. Forse è meglio. Adesso oggi, ho aggiunto. Oggi, non, molto... oggi non c'è dimestichezza con l'apparato microfono. E, si diceva che c'è stato questo problema che giustamente ci hanno fatto presente, purtroppo troppo tardi per poter fare qualsiasi cosa. Ho temuto che mi volessi censurare per la mia super battuta. No, purtroppo questo sistema qua non ci permette di avere un ritorno in cuffia del parlato. Infatti, perciò... per cui non possiamo sapere se in quel momento, in quell'altro momento, ci riesce a sentire. Però siamo corsi ai ripari. Esatto. E sappiamo che Stefano verrà a trovarci di nuovo. Esatto, giovedì prossimo avremo un altro incontro con Stefano, l'ex candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, assieme a Roberta Nesto. Anche lei sarà per qui. Concludere, c'è un po' d'acqua. Abbiamo i big, abbiamo i big. C'è un po' di acqua. Un po' di acqua, no, abbiamo lo spritz e basta. Per concludere. C'è un po' d'acqua. Sempre costa acqua. Abbiamo lo spritz, ma abbiamo l'acqua. Come dicevano i vecchi una volta, l'acqua fa marci i pai. Esatto. Pertanto, giovedì prossimo saremo in 4-5 con il candidato sindaco e ex candidato sindaco e il sindaco nuovo, la sindachessa nuova. Bene, spritz. Spritz. Un caffettino, io mi bevo un caffè. Sono curioso perché devo. Tutto vieni su da me, l'inverno è caldo su da me, non senti il freddo che fa in questa nostra città. Perché non vieni su da me, saremo soli io e te, ti posso offrire un caffè, in fondo che male c'è, ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te, c'è qualche cosa di diverso adesso in me, se c'è un veleno morirò, ma sarà c'è. Non so neppure che giorno è, ma tutti i giorni sarò da te, è un'abitudine ormai che non so perdere, sai, ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me? Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Stamani amore, pensando a te, il primo fiore m'ha detto che l'inverno ormai se ne va, ma tu rimani con me. Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me? Sì, Cossazza, ma siamo Riccardo del Turco e adesso Riccardo c'è la nostra bella rubrica. Mettiamoci la sigletta.
il mondo, la nostra rubrica Cavallinotti, Cavallinotti nel confini del mondo. Silenzio, io mi perdo e sono niente accanto a te. Jacopo, spiegaci un po' come mai eri là a Shanghai, insomma, no? Sì, a Shanghai, diciamo, la città più popolata al mondo. Per una questione di studio, diciamo, sono iscritto a Berlino, alla specialistica, in un'università lì, e per fortuna sono stato integrato in un programma di studio e di ricerca che prevede lo spostamento tra Berlino, Germania, Shanghai in Cina e dopo la formazione, l'ultimazione del progetto a Parigi in Francia. Ah, quindi diciamo, poi il prossimo collegamento sarà a Parigi, sarà in Francia. Fra 4-5 mesi vediamo, ci riaggiorniamo, vediamo come va. Bene, abbiamo già un altro collegamento da fare a Parigi. Ascolta, e col cinese come va? Col cinese ho praticamente ricevuto il risultato dell'esame 2 giorni fa. Molto bene, il cinese è molto più facile del tedesco, quindi consiglio a chiunque di provare questa avventura, di cimentarsi. In Cina non ne avevo praticamente idea e non avevo neanche intenzione di impararlo, invece quando tu arrivi in Cina e ti trovi di fronte a questa grammatica che è talmente facile, inevitabilmente lo impari. L'unica cosa, bisogna fare un po' l'orecchio perché ha una tonalità un po' strana, ma ci sta. Ascolta, e Lami, cioè, anche mia figlia è andata in Cina, ci diceva che ci sono i gabinetti sempre aperti, con le porte aperte, è vero, non è vero? No, questo sì è verissimo, purtroppo può capitare magari di mangiare in un ristorante e ti siedi di fronte al bagno e hai direttamente la turca, neanche il gabinetto. Queste sono cose imbarazzanti che possono capitare, questo sì. Rumori dietro l'angolo. Ascolta, Shanghai, città pulita, inquinata, com'è la situazione? No, allora la città è inquinatissima purtroppo, c'erano il 96% di inquinamento, l'aria è molto pesante, l'aria è fatta, si sente, soprattutto quando uno viaggia da una città all'altra si sente proprio la differenza, alla mattina ci si alza e... Una cosa molto interessante che mi capitava all'inizio, i cinesi hanno la pessima abitudine di sputare per terra e uno non lo capisce, ma quando arriva in Cina e inizia a respirare questa aria che è molto tossica, alla mattina si sveglia e inizia a farlo automaticamente. Le maschere si devono portare, anche se non tutti lo fanno, io personalmente non lo facevo, però sì, si sente, l'aria è molto rarefatta e fa malissimo. È vero, guarda, ieri ero in Piazza Bra a Verona e ho visto passare un cinese, poi ha sputato per terra. Quindi è una prassi ormai consolidata. Sì, no, è proprio all'inizio è una scusa, cioè uno sputa per terra perché ormai fa parte della loro cultura, però è tramandata da questo inquinamento, anche se devo dire che stanno facendo passi da gigante. Stanno investendo, credo che la Cina sia uno dei stati che investe maggiormente. Esatto, devo dire che forse da questo punto il governo cinese ha messo in campo molte iniziative per abbassare, forse è il primo a livello mondiale che vuole abbassare nel giro di 5-6 anni il livello di inquinamento. C'è anche da dire che comunque sei contento di essere tornato a Cavallino Tre Porti proprio perché l'aria qui invece è molto più pulita.
No, parliamo chiaro, viaggiare è bellissimo, ti rende modesto perché ti fa capire quanto piccolo sei nel mondo, cresci a livello personale, sotto profilo sociale, culturale, distruggi tutti gli stereotipi che tante volte creano barriere tra le persone. Per esempio, non è vero che in Cina mangiano cani, cioè questa cosa non esiste. C'è una città che purtroppo fa questo genere di rito, come in Italia le persone sono famose per mangiare la pizza, e non è vero che mangiamo tutti i giorni pizza, in Cina non è vero che mangiano il cane. Sì, qua io sono tornato a casa contentissimo perché alla fine qua si sta bene, il mare è sempre verde, l'aria è pulita. Sono sceso in aeroporto e ho sentito proprio questo odore di, come se fosse l'erba appena tagliata, l'aria della laguna, il salmastro, è una cosa che, esatto, che paga. Questa esperienza gratis che... Questo Riccardo. Tien tan tien, 说话的方式简单点，递进的情绪请省略，你又不是个演员，别设计那些情节。 每一件，我只想看看你怎么演。你难过的太表面，像每天赋的演员，观众一眼能看见。该配合你演出的我，演视而不见。再逼一个最爱你的人即兴表演。 什么时候我们开始收起了底线？顺应时代的改变，看那些拙劣的表演。可你曾经那么爱我，干嘛演出细节？我该变成什么样子才能延缓厌倦？原来当爱放下防备后的这些那些，才是考验。
sono pochi ma neanche tantissimi come si ipotizzava fino a qualche giorno fa. Quindi continuate a fare come volete e non lo so, vediamo, valuterò se chiamare la forza pubblica a questo punto. Cioè, con tutti questi mirati la forza pubblica, ci vuole insomma. Comunque anche questa musica cinese dai non era male, non no? È male, però ti dico preferisco la nostra musica. Ma, insomma, sono patriota. Altro tema poco. Che è stato dominato da due temi principali. Che è stato dominato da due temi principali. Evitare almeno nel periodo estivo, perché già non è che sia il massimo, non siano il massimo le nostre strade, così si peggiora molto. E bisogna dire che adesso c'è quasi anche un coordinamento dei vari comitati, tornando alla CTV, a sì. Questo aumento dei biglietti e anche degli abbonamento, insomma, chiamato questa tratta unica. Anche Angelo, che la sua interrogazione, da quello che si legge nei giornali, è arrivata tramite un
ruota libera, sai. Sì, sì, senza respira un po', beviti un po' di spritz, visto che siamo i numeri uno, the one, Codeline. Disagreements, be fighting for no reason. I wouldn't change it for the world. 'Cause I knew the first day that I met you, I was never gonna let you slip away. And I still remember feeling nervous, trying to find the words to get you here today. You make my heart feel like it's summer when the rain is pouring down. You make my whole world feel so right when it's wrong, 'cause I know anche questa volta sono stati più di 2000. Chi va in farmacia, chi è morto di invidia o di gelosia, chi ha torto ragione, chi è Napoleone, chi grida al ladro, chi ha l'antico.
vinto, chi ha perso, chi ha vinto, chi mangia una volta, chi vuole l'aumento, chi cambia la barca, felice e contento, chi come ha trovato, chi tutto sommato, chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi parte per Beirut, in tasca un miliardo, chi è stato multato, chi ha letto. E io fra poco andrò molto a letto. E scusate, devo andare anch'io al lavoro, eh. Non prendo la linea CTV, però. Per concludere. C'è un po' d'acqua. No, non abbiamo. No, basta. Acqua, dai. Chi dipinge ad olio, chi chiede un lavoro.